titolare del vivaio Area Palustre, che si occupa di piante acquatiche e legate alle zone umide, e da circa 4 anni ho iniziato ad allevare il melaka. Stamattina vedremo un attimo un po' la sua storia, come mai abbiamo messo questo titolo, un nuovo pesce per il laghetto. Vedremo un po' la sua storia, sia partendo dall'Oriente, quindi dal Giappone, e in Occidente, poi faremo una breve carrellata sulle razze, ma anche sull'allevamento di questo pesce. Vediamo un po' come mai questo titolo, un nuovo pesce per il laghetto, in Occidente chiaramente. Le possibilità, diciamo appunto in Europa, in Italia, per chi aveva un laghetto all'esterno, quindi in giardino o fuori, era sicuramente il pesce rosso, il primo pesce che veniamo. È molto colorato, è facile, è il pesce che tutti più o meno hanno allevato fin da piccoli, però quali sono le sue caratteristiche? Necessita di ampi spazi, non può vivere bene in una boccia o in un mini pond sotto 100 litri. Sporca molto, perché cioè, per via del metabolismo, l'alimentazione sporca molto, e in più di solito, non sempre, però danneggia le piante, quindi in piccoli laghetti molto piantumati, con piante acquatiche eccetera, non è forse sempre l'ospite perfetto. Allora, nei piccoli contenitori, da quando è stata importata, viene utilizzata soprattutto contro le larve di zanzara e la gambusia, che è il secondo pesce che vediamo in foto. La gambusia mangia le zanzare, mangia anche altro, perché appunto è molto aggressiva verso gli altri pesci anche, e anche verso la fauna selvatica, quindi può attaccare girini, anche altri animaletti o insetti utili. Può vivere però in pochi litri, quindi è un vantaggio per i piccoli contenitori, però appunto è grigia, quindi non è molto visibile ed è molto aggressiva. Il terzo pesce, per chi ha appunto la possibilità di scavare e realizzare laghetti ampi con degli impianti di filtraggio adeguati, può allevare le magnifiche carpe koi, carpe giapponesi, però appunto necessitano di grandi strutture, sporcano molto e danneggiano le piante, quindi è un pesce che ha bisogno di, giustamente per vivere bene, di ampi spazi e di adeguate strutture. Allora, perché? Il melaka, che vedremo poi alcune caratteristiche, perché può essere una novità e può essere utile? Perché proprio per le sue caratteristiche è perfetto per piccoli laghetti. Come vediamo, non misura, non supera i 4 cm di lunghezza. È molto colorato, che vediamo appunto la prima foto è un esemplare, diciamo, gold, la prima razza che è stata trovata in natura. Vediamo poi anche altre forme, alcune ricordano proprio delle carpe poi in miniatura, tricolori, bicolori, eccetera. Quindi esistono addirittura oltre 600 razze selezionate in Giappone e sono in continuo aumento. Necessita di piccoli volumi, quindi può stare benissimo in mini pond, in piccole vasche, e è resistente alle basse temperature. È un pesce, lo vedremo, che arriva dal Giappone, è un pesce che viene definito rustico, quindi è d'acqua fredda, e può vivere bene all'esterno. È molto adattabile sia come temperature appunto che come valori dell'acqua. È socievole, quindi verso altri pesci e anche fra di loro, è un pesce di branco e quindi può stare in gruppi. È interessante ed è in continua evoluzione, quindi è anche un pesce stimolante, perché diciamo non annoia mai, è molto visibile, è anche, diciamo, piuttosto docile, quindi solitamente è ben visibile nei laghetti e dà anche soddisfazione il suo allevamento. Vediamo un po' di storia brevemente, la sua origine. Il nome scientifico lo vediamo qua, Oryzias latipes. E da cosa deriva? Capendo un po' la sua etimologia, vediamo alcune sue caratteristiche. Oryzias deriva da Oryza, che è il nome scientifico del riso. Questo perché uno degli habitat principali di questo pesce è in natura le risaie, e quindi è stato, diciamo, nominato il gruppo di tutti gli Oryzias, vengono chiamati i pesci del riso. Rice fish in inglese. Latipes deriva da piede grande, significa piede grande. Questo perché inizialmente, lo vedremo anche dopo, chi lo trovò, l'europeo che lo trovò in Giappone, all'inizio lo paragonò a un poicilia, cioè a un, diciamo, un guppi, a un parente, diciamo, poicilidi, soltanto che fu colpito da questa pinna anale molto grande, e quindi questa pinna anale, diciamo quella inferiore, è molto ampia, soprattutto nel maschio, e quindi questo fu uno degli aggettivi che lo
colpì e quindi fu descritto in questa maniera. In italiano il nome è pesce del riso o metacà, la pronuncia, se vogliamo usare la pronuncia giapponese, è con l'accento finale sulla A, quindi diciamo il nome sarebbe metacà. In giapponese il suo nome deriva da me, che significa occhio, e da ka, che significa in alto. Infatti una delle caratteristiche anche peculiari è questo occhio molto grande disposto nella parte alta del cranio, e quindi è veramente vistoso. Qua vediamo a destra il nome scritto in giapponese, Medaka. Un po' di sistematica veloce: appartiene alla famiglia degli adranittidi, è una famiglia particolare, particolari caratteristiche soprattutto per quanto riguarda la riproduzione. Lo vedremo, le femmine mantengono le uova attaccate al ventre, vengono la fecondazione esterna, non è appunto come coccinelli che è interna, è esterna, e le uova vengono mantenute attaccate al ventre della mamma, che poi le attacca durante il giorno. Il genere Oryzias è stato creato nel 1906, comprende circa 33 specie, alcune sono di acqua salmastra e un buon gruppo è di acqua dolce. Sono tutte diffuse in Asia, quindi nel sud e ovest dell'Asia. Tra quelle più conosciute in acquariofilia, un pochino diciamo recentemente, c'è Oryzias uomore, che è originario del Sulawesi. Vediamo qua, è una delle specie più colorate, tra queste, diciamo, delle specie selvatiche più colorate, con queste pinne rosse, la colorazione del maschio è più alta, e quindi in acquariofilia ultimamente si trovava abbastanza spesso come pesce, però in questo caso è una specie che necessita temperature tropicali, quindi non è per il laghetto, ma è soltanto per l'acquario. Dove vive in natura l'Oryzias latipes? Lo vediamo, ha una diffusione abbastanza ampia, sempre in zone temperate o subtropicali: Giappone, Corea, Taiwan, Cina, nella parte orientale, Vietnam e Laos. Dove si ritrova? Colonizza una vasta gamma di ambienti, appunto sia dall'acqua salmastra, quindi anche le paludi costiere, le foci dei fiumi, sia poi appunto con acqua anche acida. E in più lo ritroviamo prevalentemente in ambienti con acqua stagnante, ma può vivere anche nelle anse dei fiumi dove c'è un pochino meno corrente, quindi può colonizzare una vasta gamma di ambienti, soprattutto perché necessita di un livello d'acqua molto basso e quindi abbastanza potenziale come specie. La descrizione, brevemente, qui in foto è ancora un esemplare selvatico, questo è uno degli esemplari selvatici. Quello che colpisce appunto è questo occhio grande, che di solito è azzurro o biancastro. La livrea è una specie selvatica e grigia, con un reticolato delle scaglie più o meno evidenti. Sul dorso, visto appunto dall'alto, può presentare una striscia marrone, che appunto va dalla testa fino alla coda. Tuttavia però all'interno delle popolazioni selvatiche, nella sua ampia diffusione, sono presenti delle differenze morfologiche e anche di colorazione. Vediamo dove vive in Giappone. In Giappone questa specie era diffusa in tutta l'arcipelago, ad esclusione dell'Hokkaido, cioè l'isola più a nord, la parte più fredda, dove non era presente spontaneamente, ma dove sembra che sia stato introdotto diciamo dall'uomo in epoca piuttosto recente. La sua rarità in natura, questa è una cosa un po' particolare, perché in natura, adesso un pochino meno, però fino a qualche decina d'anni fa le popolazioni selvatiche giapponesi erano in declino. Questo perché? Per vari problemi che interessano anche le zone umide italiane alla fine, con altre specie ma anche in Italia, quindi per via dell'introduzione di un predatore, di altre specie aliene, quindi esotiche, prime fra tutte la gambusia. La gambusia è stata introdotta anche in Giappone, hanno, insieme alla Medaka, occupano la stessa nicchia ecologica, quindi hanno un po' le stesse esigenze, le stesse caratteristiche, soltanto che la gambusia è molto più aggressiva, molto più competitiva, e quindi quando vivevano insieme ha soppiantato molte delle popolazioni selvatiche del Medaka. In più anche altre modificazioni, come avvengono appunto anche nelle zone umide italiane: inquinamento, modifiche del livello idrico, tutta una serie di problemi che hanno portato alla riduzione numerica del Medaka selvatico, tanto che nel 1999 questa specie è stata inserita nella lista rossa delle specie appunto in diminuzione, a rischio di estinzione in Giappone. Una curiosità
curiosità è che nel 2012 è stata descritta proprio per il Giappone una nuova specie di Oides, Oides Sakaizumi, o Medaka del Nord sarebbe diciamo, il nome giapponese. Quindi già da tempo gli studiosi giapponesi avevano visto che le popolazioni del nord, che vediamo nella fascia diciamo, nord della cartina, ecco l'ho segnato in blu, la fascia nord ovest, queste popolazioni avevano delle differenze morfologiche piuttosto diciamo, evidenti, per cui erano sempre state considerate diverse. Nel 2012 hanno fatto degli studi genetici e quindi con guardando il DNA eccetera hanno visto che erano veramente diverse a livello genetico e in più hanno delle piccole differenze nel numero di raggi delle pinne, hanno delle piccole differenze. Quindi questa specie è stata diciamo divisa in due specie, creando questa nuova specie del Medaka del nord. E quindi qua vediamo nella cartina la parte rossa sono le zone dove vive invece Oides latipes, diciamo quello più diffuso.